ci ritroviamo nella mostra Cronache dell'Ottocento di fronte a un dipinto di Carlo Bossoli che raffigura Piazza Castello a Torino, datato 1852 e proprietà della GAM. Vedremo insieme le differenze della Torino dell'epoca tra ieri e oggi. Ci troviamo in una Piazza Castello vista dando le spalle a Via Po e guardando il retro di Palazzo Madama. Troviamo una piazza gremita di persone, attraversata da muli, carrozze e vissuta da elegantissimi aristocratici, ricchi borghesi fino ai commercianti e popolani che stanno vendendo le loro merci. Le differenze sicuramente più evidenti sono quelle architettoniche relative a quei monumenti che ancora non ci sono, perché saranno costruiti solo a partire dagli anni 20 del Novecento. E quindi principalmente ovviamente la Torre Vittoria, ma anche i due monumenti del Cavaliere d'Italia e del Duca d'Aosta. Guardando invece il centro del dipinto e anche il cuore della piazza, e quindi Palazzo Madama, vediamo alcune differenze, anche qui alcune più visibili, altre meno. Sicuramente era ancora presente il fornice, quindi l'apertura da questo lato della piazza. Una cancellata, qui a destra, delle finestre e dei balconi con i panni stesi. Man mano salendo, più evidente abbiamo questo tetto con decine e decine di comignoli e soprattutto una torretta, quella che era proprio la specola dell'Osservatorio Astronomico di Torino. Era stato trasferito sui tetti di Palazzo Madama nel 1822 per volere del torinese astronomo e matematico Giovanni Plana, all'epoca direttore proprio dell'osservatorio. Sarà poi trasferito in collina solo a inizio Novecento a causa della troppa illuminazione del centro della città. A quest'epoca però coesistevano insieme in Palazzo Madama anche altre istituzioni. Infatti al primo piano c'era la Regia Galleria, voluta da Carlo Alberto nel 1832, una raccolta di dipinti, e anche la Sala del Senato Subalpino, inaugurata da pochissimi anni, e che vediamo qui in mostra in un altro dipinto di Bossoli, proprietà del Museo del Risorgimento di Torino. Abbiamo quindi visto insieme echi, curiosità di una Torino d'altri tempi. Ci rivediamo giovedì prossimo.